Ciao Marco, ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar, puntata in cui vi mostriamo la nostra rotation del mese. È una rotation molto chiara, due tocchettini di colore, ma proprio il resto è molto basic. Se è arrivato il periodo estivo, quindi vado sul chiaro, nonostante certe scarpe non siano molto estive. Tipo la prima, questa qua, vediamola subito. Jordan 4 Off-White, Colorway Sale. È una scarpa che abbiamo già visto diverse volte, una scarpa che non è leggerissima come materiali e come anche struttura della scarpa. Mi piace tantissimo la colorway, secondo me è una colorway molto estiva, e la metto tantissimo anche col pantalone corto, per cui mi piace come veste col pantalone corto, con un calzino in spugna bianco, e la metto spessissimo. L'ho messa anche un giorno, devo dire, ero fuori ed è venuto a piovere, classico un po' quell'acquazzone estivo, e ero preoccupato rimanessero delle macchie. Devo dire che, avendole conservate e anche asciugate abbastanza subito, non è rimasta nessuna macchia, però erano bagnate, soprattutto nella parte qua in basso erano bagnate, però Marco controlla anche tu, non mi sembra essere rimasta nessuna macchia. No, per niente, tutto perfetto, sono contento. Bello come sono state evidenziate certe parti della struttura, il lavoro fatto da Virgil Abloh è stato molto bello, con questa trasparenza. A me piace tantissimo questa scarpa e sono veramente contento di averla, la metto su tanto anche in estate. Creasing della Madonna sul lato box, oh yeah, perché le scarpe vanno indossate, sneakers vanno indossate, non tenute nell'armadio, ragazzi, mi raccomando. Quarta più indossata del mese invece abbiamo una, questa è una scarpa anche estiva, una Easy Cream White, look total white, midsole, l'avete classica delle Easy 350 V2, un po' da pulire, un po' sporca, con, non mi fa impazzire, l'ho detto altre volte, il doppio colore della suola rispetto alla midsole che si vede anche qua dietro, soprattutto, però è una scarpa che butto su tantissimo, soprattutto in estate, comoda, abbastanza leggera, la metto anche qui con un calzino corto e la metto su. Pantalone corto, sta molto bene. White, col bianco non si può sbagliare in estate, per cui bianco va benissimo. Abbiamo poi una scarpa che estiva più estiva non si può, secondo me. Stiamo parlando delle LDV Waffle, Nike LDV Waffle Sakai. Questa combo di due modelli classici di Nike, fatta da Sakai, in questa colorway che io non so come si chiami, la chiamo Lime, ma non si chiama Lime. È una colorway, secondo me, molto estiva e soprattutto la scarpa è molto traspirante, molto estiva. Guarda come tutta retina questa qua, tutta retina e si vede attraverso. Quindi è super trasparente, super traspirante, comoda, abbastanza alta dietro, ti alza abbastanza. Mi trovo bene, l'unica cosa, come detto tante volte, se si guida questa parte si schiaccia un po', perché guidi col piede che tocca qui e si schiaccia un po' la parte qua della midsole che fuoriesce sul retro, però per il resto è una scarpa comodissima, leggerissima, che butto su tantissimo in estate. Anche la colorway è la colorway giusta, un po' frizzantina per l'estate. Questa non è una scarpa estiva, però siccome l'ho appena presentata appena nella mia collezione, l'ho messa su tanto. Sto parlando delle Air Max 1 Animal Pack 2.0 Atmos. Ovviamente tutto il top è pesante, non è leggero. Abbiamo diversi tipi di animale. Vi invitiamo ad andare a vedere il video della recensione. L'ho comprata dopo tanti anni e sono contentissimo. Ricordami gli animali, Marco. Abbiamo la zebra. La zebra, il leopardone. Il ghepardo leopardo. La tigre. E pensiamo noi. Questa potrebbe essere la pantera nera. Esatto. E qui mi sa. C'è anche là. Cos'è? Il muccato barra, come si chiama, giraffa forse? Forse giraffa. Non sappiamo esattamente, però è bellissimo, mi piace tantissimo, anche con l'accento di rosso qui sulla linguetta e sullo swoosh laterale dietro il verde, il richiamo del verde nella reunit. Bella, 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 gum sole, stupenda, questa qui messa su tantissimo. Adesso magari la faccio uscire un attimo dalla rotation, proprio perché il periodo è molto caldo, visto il periodo estivo. Questa, secondo me, è la scarpa che uso di più in estate, questa qui sta per arrivare, è perfetta. Stiamo parlando, ragazzi, so che non sono più di moda, non me ne frega niente, non dovrebbe fregarvene niente neanche a voi, però stiamo parlando delle Ultra Boost 1.0 Triple White, la Ultra Boost per eccellenza, secondo me, è comodissima in estate, io l'ho buttata anche in lavatrice, non mi interessa, la butto, la uso, si sta ingiallendo qua dietro, non mi interessa, ho fatto anche una scorpacciata, la metto talmente tanto, c'ho un fresh pair qua dietro, nell'armadio che devo ancora tirar fuori, magari lo tiro fuori l'anno prossimo, quest'estate la faccio ancora con queste, poi vediamo, perché si conservano bene comunque, se le tieni bene si conservano bene, sì ok, sono un po' rovinate, sono un po'
sporche, ma veramente la struttura rimane. E anche il bianco, devo dire, non va via, è sempre bianco, no? È tenuta bene, anche se qua è un po' gialla. Però c'è un fresh pair, è uscito, l'hanno fatta la re-release l'anno scorso delle 1.0, sia bianche che nere, le ho prese tutte e due, e quindi c'è un fresh pair pronto per essere indossato l'anno prossimo. Contentissimo di avere anche il fresh pair, contentissimo di averla messa su tanto, l'ho messa su sempre praticamente, quasi sempre, anche qui. Qui non metto il calzino io generalmente alto, metto tipo il gambaletto quasi, piede nudo. Non lo so perché, però è così. Come vanno indossate, raga, le Ultra Boost? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Questa è la scarpa che ho indossato di più nel mese di giugno. Fatemi sapere qual è la vostra, fatemi sapere qual è la vostra rotation, la scarpa più indossata qui sotto nei commenti. Marco, tu cos'hai? Immagino la tua sarà... un bel polmare, più l'infradito. Infradito, sei andato in infradito? Sì, questo mese sì. Bravo, bravo, ti sei un po' riposato, ottimo. Ciao ragazzi, vi lasciamo l'on fit review e ci vediamo alla prossima, ciao.